Don Pasquale, questo convegno di stasera organizzato sul PNRR dalla Pastorale del Lavoro e da Jobel. Sì, questa sera abbiamo una serie di incontri che insieme a Jobel, Santo Pazzano e anche all'Arci vorrebbero porre a tema questioni cruciali per ripensare il futuro anche di questo nostro territorio. Sappiamo che la sfida è culturale, per cui è un momento di riflessione importante e vede come protagonisti non solo gli organizzatori, ma veramente tutti quelli che hanno a cuore un po' lo sviluppo del nostro territorio. Lei diceva un fatto culturale, quindi c'è necessità di cogliere il significato di che cosa significa PNRR e come utilizzarli. Eh sì, perché fatto culturale è inteso proprio come favorire il protagonismo della base. È un'organizzazione che ci chiamerà veramente ad essere sui territori attivi per proporre una progettualità capace di attirare i fondi, perché la sfida che viene proprio dall'Europa, da questi fondi, è quella di incentivare proprio i territori a che possano attivarsi e possano esprimere una progettualità significativa capace veramente di intercettare le povertà e provare a dare risposte concrete ed efficaci che non siano piovute dall'alto, ma che generino trasformazioni a lungo termine. Operare concretamente significa tener conto che c'è necessità di fare sinergia tra il terzo settore e la pubblica amministrazione. Sicuramente, come dire, se non parte questo connubio costante, questa visione comune del cambiamento e sull'innovazione, non si va da nessuna parte. E aggiungo anche con il mondo del profit, quindi imprese profit, imprese non profit e terzo settore e pubblica amministrazione e soprattutto i comuni del territorio.